Una circostanza che intendo immediatamente chiarire riguarda il fatto che sia il magistrato di sorveglianza che il carcere di Genova erano perfettamente a conoscenza dell'intero percorso personale e criminale del detenuto. Risulta in modo evidente come il giudice abbia avviato un'istruttoria chiedendo all'istituto penitenziario e al servizio psichiatrico del carcere tutte le notizie necessarie, proprio partendo dalla valutazione dell'ampio curriculum criminale di Gagliano.